Buonasera da Michelino DJ Pienza Radio 67, notiziario serale. Oggi giornata molto ventosa a Pienza, sembrava stamattina venisse giù il diluvio, poi è uscito il sole, di nuovo il vento, insomma comunque il tempo si è un po' rotto. Allora, che cosa succede? Succede le solite cose di sempre, aspettiamo tutti questa... questa manifestazione canora, di benvenuto Franci, che si avverrà nei prossimi giorni, e poi diciamo la scena di classe del 50 più 1, del 51esimo, la mitica classe del 67 quest'anno rifarà faville, stiamo già preparando tutti, gli ospiti d'eccezione saranno il norvegese e il pensionato di Fano. A proposito, il norvegese e il pensionato di Fano, diciamo stamattina si sono visti al giardino a fare una giratina per Santa Caterina, sono rientrati presto perché diciamo il norvegese gli è capitato un incidente di percorso, ha rigettato, non si sa come mai, ma insomma ha avuto questo disturbo. Comunque niente di che, è stato soccorso dal 118, tutto a posto, il pensionato di Fano si è messo a piangere, un po' di disperazione, ma va bene così. Allora, niente, c'è rimasto. Ah, tappa alle due rotonde anche oggi pomeriggio, è successo praticamente un altro caos incredibile. Si sono trovati, diciamo, due pullman, tutte e due nel solito senso di marcia, nessuno voleva dare la precedenza a quell'altro, sono fermati, sono usciti fuori, grandissima leticata, scazzottata finale, e poi nel mezzo della scazzottata che cosa è successo? Si sono riappacificati tutti, si sono baciati, hanno fatto una bellissima merenda con la partecipazione... diciamo della popolazione, comunque una cosa fantastica, e alla prossima ci siamo conosciuti insieme.